Se ti rifiuta, fallo per farlo impazzire. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica di nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasso Ufficiale, su TikTok. Ti ricordo che di mettere un like, condividere il video con i tuoi amici e se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video sul tastino Super Grazie, fai una piccola donazione, anche solo un caffè, è sempre ben accetta. Invece, se vuoi usufruire dei vantaggi esclusivi degli abbonamenti, basta che vai nella home page del canale, tastino abbonati che sta vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Se non vedi con l'app del cellulare, vai col computer. Ma adesso veniamo al tema. Ti rifiuta? Fallo per farlo impazzire. Allora, ti voglio dire questa cosa che è molto importante. E che è necessario che tu ti renda veramente conto di questo perché è fondamentale per te, è fondamentale per la tua vita. Allora, se vuoi far impazzire un uomo, ci sono alcune strategie che devi mettere in atto e sono veramente estremamente potenti e possono davvero farli innamorare. Far innamorare anche un uomo che ti rifiuta. Intanto ci sono ovviamente due tipi di rifiuto da parte di un uomo. Uno che proprio non ne vuol sapere, neanche di venire a letto con te. E questo potrebbe essere per diversi motivi. E un altro, invece che rifiuta il fatto di essere, diciamo, di avere una relazione sentimentale con te, ma come bomba amica, diciamo così, tromba amica, ti tiene volentieri, ma non ti dà la priorità, ovviamente. Oppure potrebbe essere il caso di una persona, di un uomo impegnato, sposato, fidanzato, convivente, quello che è, che non ti rifiuta nel senso che anche qua ti vuol tenere come amante, ma stop, amante e basta. Come ci vuole fare? E beh, pasta e basta, amante e basta. Allora, qui ci sono diversi tipi di rifiuto. Allora, intanto c'è da tenere presente una cosa, che chi ti rifiuta anche sessualmente potrebbero essere due i motivi fondamentali, o che per qualche motivo non gli piaci, o che questo è impegnato ed è fedele, perché ce ne sono, anche uomini impegnati fedeli. E in questo caso, guarda, ti consiglio di lasciar perdere, perché intanto andresti a, tra virgolette, a seminare zizzania in una relazione che funziona e questo a livello karmico non ti porta bene. Oppure potrebbe essere uno che ti rifiuta sessualmente perché tu hai messo subito dei vincoli logici, no? Hai detto subito: ah, io vado a letto solo con uno, se uno non mi sposa, non fa questo, non si fidanza, eccetera. Hai messo subito dei vincoli logici senza aver potenziale. Gli hai detto io voglio questo, io voglio quello, e quello si è spaventato, ha detto se questa me la trombo, che per il suo interesse inizialmente era solo trombare, mi darà un sacco di problemi, per cui chi se ne fotte, meglio lasciar perdere. E questa è un'altra delle possibilità ovviamente che possono verificarsi in questi casi. Quale sarà la situazione? Quale sarà? Dipende. Comunque, poi c'è quello che è appunto il caso più normale che avviene, che ti tromba se tu vuoi volentieri, ma senza impegno. Vuole relazioni a basso impegno energetico. Ci sono anche quelli che magari viene a casa tua quando c'ha voglia, cena, mangia, che tu gli cucini, ti tromba e poi se ne va. Come dire, magari si fa la doccia e se ne va, come dire, mangiato, chiavato e docciato, è tranquillo, insomma, e tu vieni sfruttato da questo punto di vista. Ora, quindi questi sono vari tipi di rifiuto. Che uno è un rifiuto emotivo, quello che avviene di solito è un rifiuto emotivo, un rifiuto all'impegno fondamentalmente. Però, ripeto, ci sono altri tipi di rifiuto. Ora, quello che devi fare, escludendo il caso in cui è uno impegnato o fedele, perché quello lo lascerei perdere. Allora, in tutti gli altri casi, quello che tu devi fare sono delle cose fondamentali. In prima istanza,
Ovviamente, quello che ti vuol trombare non devi accettare il fatto di dargliela. Questo è palese. Ma anche se fosse uno sposato che tu fai l'amante, devi smettere di dargliela. Devi dire, guarda, ho cambiato idea, non gliela devi più dare. Questo è il primo punto fondamentale. Smettere dall'oggi al domani di colpo e ridurre di molto la conversazione, cioè accettare la conversazione, eccetera, ma di fatto, essendo sempre gentile e tutto, non dargliela, non dargliela. Basta, se gliel'hai data fino a ieri, da oggi non gliela dai più. Questo è il primo punto, la prima cosa in assoluto che devi fare. Sì, è il caso in cui tu non gli piaci e uno, e allora, perché non gli piaci? Non piace solo a lui, non piace anche ad altri, ci potrebbero essere degli ancoraggi. Quindi lì mantieni un'amicizia e poi bisogna andare a stimolare. Questo è. Comunque, intanto, prima cosa non dargliela. Seconda cosa, diventa ancora più femminile di quanto tu sia. Diventa ancora più appetibile di quanto tu già non sia. Diventa ancora più sensuale e raffinata di quanto tu già non sia. Quindi cogli questo, ogni evento che ci capita può essere un evento che ci serve per trasformarci, per diventare persone migliori. Questo è fondamentale. Quindi cogli questo, tra virgolette, rifiuto emotivo, insomma, sotto tutte queste forme in cui si è manifestato, per diventare tu una donna più bella, sensuale, seducente. Sviluppa tutte le tue potenzialità. E questo non è che richiede tutto questo tempo. Ovviamente puoi anche farti un programma di allenamento per migliorarti anche fisicamente, un cambio, un taglio di capelli, un qualche cosa. Insomma, devi cercare di veramente trovare questa motivazione. Perché questo è un concetto di fondo, anche la rabbia, no, che può generare un rifiuto, la tristezza e tutto. È in realtà un'energia, è energia, ed è tutto sommato un'energia buona, perché è ovvio che se viene direzionata contro di te e inizi a rimuginare, inizi a viverti delle tensioni, inizi a stare male, a lasciarti andare, è questa energia che viene direzionata nel modo sbagliato. Ma se questa energia della frustrazione o rabbia, quello che è, di essere rifiutata, tu la direzioni nella direzione giusta. E qual è la direzione giusta? Beh, la direzione giusta è quella in cui tu valorizzi te stessa, diventi ancora migliore, diventi ancora la miglior versione di te stessa, in cui dai veramente forza ed energia vitale, pratica a questa situazione. Questo è fondamentale. Questo è veramente il concetto base, per cui intanto tu diventi sviluppi, diciamo, queste caratteristiche e lo fai per te stessa. E quando noi agiamo a favore di noi stessi, creiamo una grande cosa nella nostra vita, creiamo la possibilità di essere delle persone migliori, perché aumenta la nostra autostima. Ogni atto d'amore che fai verso di te è un atto magico, perché va ad aumentare la tua autostima, va a aumentare analogicamente il valore che tu ti dai. Quindi questo devi farlo, ci devi mettere questo impegno. Inizialmente magari sarà anche controvoglia, ma ci devi mettere veramente l'impegno per fare questa cosa. Ed è il primo punto. Successivamente cosa devi fare? Allora, successivamente quello che devi fare è, nei confronti di questa persona, come dicevamo, non dargliela e interagire però a livello logico, inventando delle scuse, insomma, iniziando a prenderlo per il culo, fondamentalmente. Devi inventarti tutte le scuse di questo mondo. Se invece a quello non gli piacevi, magari diventando più attraente, potrei fare delle cose, ma soprattutto interagendo anche con altre persone, perché poi diventando più bella, creandoti un profilo, profili social magari un po' più appetibili, attraenti, cura un po' i dettagli.
attrarrai sicuramente altri uomini con i quali interagirai. Interagirai con più uomini possibile. E nei confronti di questa persona dovrai cercare di capire quali sono i suoi turbamenti, perché tu dovrai imparare ad amplificare i turbamenti. Quindi in questi dialoghi così fallo parlare. Devi capire ad esempio che conflitti ha vissuto da bambino, se prevalentemente ad esempio con la figura materna o prevalentemente con la figura paterna. Perché se ha vissuto dei conflitti con la figura materna, che e siccome è eterosessuale rappresenta anche il suo oggetto di desiderio, vuol dire che lui si aggancerà, perché l'oggetto di desiderio è quello, agli antagonisti, cioè a donne che antagonizzano nei suoi confronti. E quindi dovrà iniziare a tartassarlo, dovrà iniziare a, non dico trattarlo male, ma essere un po' brutale. Tu sei il solito coglione, vedi che non sulle relazioni sentimentali, magari lui ti racconta, che ti faccio un esempio, che ne so, il capo ufficio gli ha fatto, butto lì una cosa, una dimostrazione, gli ha detto qualche cosa che non avrebbe voluto fare, cioè tu fatti raccontare. Se hai capito che lui ha vissuto un conflitto con la madre, e quindi e la madre rappresenta oggetto di desiderio, tu diventerai oggetto di desiderio se vivi un conflitto con lui. E quindi gli dirà, ma sei il solito coglione, sei il solito cretino, ogni volta che vai da sto capo ufficio questo ti tratta male, ma sei proprio un deficiente, non riesci a fare il lavoro. E quindi lo tartassi in modo tale che lui lo stimoli in questo conflitto che genererà con te, cosa paradossale, che rivivrà il conflitto vissuto con la madre. E quindi tu diventerai automaticamente oggetto di desiderio. Se invece questo conflitto l'ha vissuto prevalentemente con il padre, poi ti dico come fare a capirlo, allora vuol dire che tu diventi oggetto di desiderio se c'hai degli antagonisti. E quindi, intanto gli antagonisti comunque servono sempre, e quindi dovrai, diciamo, dargli un antagonista però reale, un antagonista reale, cioè deve sapere nome e cognome, deve dire guarda non esco con te perché mi ha invitato tizio che ho conosciuto in palestra, ha un bel fisico, mi piace e sto iniziando a conoscerlo, per cui tu ti metto da parte, non te, cioè, come dire, lui si sta comportando in modo diverso, per cui voglio conoscerlo meglio, approfondire questa conoscenza, cioè gli dai proprio le specifiche, insomma. Ora bisognerà capire l'inghippo, capire come quale conflitto ha vissuto. Beh, questo lo capisci abbastanza facilmente dai suoi comportamenti. Se è una persona rigida, un po' rigida nei movimenti, nella postura, è sempre un po' scorbutico, scontroso, cazza questo, cazza quello, insomma, ce l'ha con i maschi, è incazzato con gli uomini, perché chi è incazzato col padre, per analogia, è un po' incazzato con gli uomini, allora ha vissuto questo conflitto paterno, e tu devi mettergli quindi questo antagonista reale per diventare il tuo l'oggetto di desiderio. Se invece eventualmente è la cosa inversa, cioè il conflitto materno, è una persona più morbida, un po' più accondiscendente, che però ce l'ha un po' con le donne, con la madre, quindi dovrai tu antagonizzare con lui e scazziarlo in questo modo. Ecco, queste sono le due, diciamo, possibilità che si verificano quando, diciamo, una persona ha questo modo di comportarsi, modo di fare. E questo devi tenerlo presente, è molto importante, perché se tu non riesci a fare questo, se tu non riesci a sviluppare questa modalità, non otterrai nessun risultato. Ma questo lo farai, diciamo, rimanendo sempre, tra virgolette, in dialogo. Ogni tanto dovrai farla aprire, insomma. Ma l'importante è che però non gliela dai, perché in questo modo lo farai impazzire veramente, perché acquisirai tutto il potenziale che la madre, fondamentalmente, in un verso o nell'altro, aveva acquisito nei suoi confronti nell'infanzia. Per cui
tutto il potenziale genitoriale lo trasferirà, verrà trasferito su di te. Quindi questa persona veramente impazzirà per te. È ovvio che però devi mettere il vincolo all'inizio di stimolare il desiderio, perché se tu non stimoli il desiderio e poi non ottieni niente, se tu lo fai scaricare subito, tutte queste tensioni accumulate se ne vanno via nello scaricamento con te, insomma. Ecco, questo se ti rifiuta è il modo migliore per farlo impazzire. Fallo per farlo impazzire, cioè se ti rifiuta tu fallo veramente, vedrai che impazzirà per te. Si innamorerà come non si è mai innamorato di nessuna. Bene, metti un like se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. E ti ricordo che se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video, clicchi sul tastino super grazie per una piccola donazione. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati che sta vicino al tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare o del tuo computer, e selezioni l'abbonamento preferito. Ovviamente seguimi anche su tutti gli altri miei canali YouTube e su tutti i miei social. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo.